Si è conclusa con grande successo di pubblico la terza edizione del Calabria Day, che si è svolta presso il protoconvento francescano di Castrovillari. Diversi temi che hanno fatto da filo conduttore su tutti il futuro della Calabria e la possibilità di costruire reti sociali ed impresa che possono innescare il rilancio della regione, ma anche l'identità territoriale, il tema del femminicidio con il monologo da uomo a uomo dell'attore Alberto Michelotta e la creatività calabrese in primo piano. Insomma, energie enormi che possono essere messe in gioco in Calabria, impegnandosi da protagonisti del cambiamento e coinvolgendo chi da solo non ha ancora la forza per farcela. Così Anna Laura Orrico, presidente di Io Resto in Calabria, al termine di una giornata che ha registrato la presenza di centinaia di studenti delle scuole superiori calabresi e di numerosi visitatori accorsi nel centro del Pollino, insieme a più di 100 partner che aderiscono al progetto promosso dall'associazione. Una maratona più che una giornata come tutte le altre, sicuramente una giornata straordinaria. Ci sono state tante persone che si sono motivate a vicenda, che hanno avuto il piacere di ritrovarsi e di riscoprire che una Calabria positiva esiste, che non c'è bisogno di andarla a cercare con la lente di ingrandimento, ma sono tutte palesi le realtà positive che ci sono in questa regione. In serata il ricco programma artistico all'interno del Teatro Sibaris, con lo spettacolo a più voci Spunti di vita, animati da passione, storie di talenti, coordinato dal direttore artistico Francesco Lappano. Tutti gli artisti hanno mostrato il loro entusiasmo e davvero hanno dato modo di essere e di essere comunque parte attiva di questa Calabria positiva, regalando delle emozioni vive. E poi comunque si vede da tutto questo entusiasmo che si respira qui in giro, che comunque queste emozioni sono arrivate dove dovevano arrivare. A seguire le performance del duo Concorde del Miro Magnum Mini Folk Gruppo di Antonio Grosso e le Muse del Mediterraneo, ed infine la proclamazione del vincitore della prima estemporanea di pittura. C'è una Calabria che aspetta solo il vostro contributo per cambiare marcia, guardare a destra non come un posto da cui fuggire, ma come una terra a cui tornare per impegnarsi da protagonisti. Questa capacità di esserci, ma soprattutto questa capacità di dare un impulso positivo alla Calabria, un impulso positivo attraverso un cambio culturale, vale a dire mettere in evidenza le cose buone, perché attraverso la capacità di promuovere le cose buone possano essere scacciate, come avveniva un tempo per quanto riguardava la moneta, scacciare gli esempi negativi.